stampa, riviste che si occupano di natura, c'è un richiamo, un ritorno alla natura, più 25% ad esempio per il turismo, il turismo per le montagne del Piemonte. È vero che c'è questo ritorno o è soltanto una moda passeggera? C'è un ritorno all'alterità, al luogo alternativo alle nostre città, alla nostra urbanizzazione ormai che copre interamente le pianure, quindi andare in un luogo dove finalmente si trova del verde è una sorta di boccata d'ossigeno per chi vive in città. E questo è una speranza anche che questa sensibilità nuova si poi si ripercuota non solo in montagna, ma anche io da cittadino mi auguro che anche in città si cresca il verde, quindi non solo fuori città ma anche nelle città si viva di verde. Nasce una maggiore consapevolezza anche da parte dei turisti che sono più preparati ma al tempo stesso più esigenti. Ma sì, ma la preparazione in realtà non richiede, non aumenta l'esigenza in realtà, anzi molto più si è preparati, molto più basta poco, basta una cartina, un paio di scarponi e si va. È l'impreparazione che invece richiede l'assistenza o impianti di risalita, meno, più si sa meno si ha bisogno di altro se non se stessi, la propria intelligenza. La maggiore sensibilità quindi dell'opinione pubblica, a suo parere anche i decisori pubblici hanno la stessa sensibilità? Sarebbe interessante che ci fosse la stessa sensibilità anche da parte degli amministratori, però si sa che il mainstream poi va a riverberarsi sui decisori e quindi magari con l'onda lunga della cultura prevalente del momento va a coinvolgere anche i decisori che insomma, arrivano sempre dietro cercando di seguire la cultura prevalente e quindi ci arriveranno anche loro, speriamo. È un punto di vista privilegiato, che cosa le chiedono i lettori? Ma i lettori ci credono di approfondire, non raccontare sulla superficie, di creare degli scatoloni onnicomprensivi dove mettere tutto, ma di approfondire, scegliere un punto di vista e raccontarlo fino in fondo, cercando di sviscerare gli aspetti. Per questo il taglio monografico della nostra rivista Meridiani Montagne proprio ha questo compito e penso che sia la chiave giusta per affrontare qualsiasi materia oggi, tanto più la natura che tutto contiene, ma in realtà contiene quello che va visto in modo corretto. Infine, chi se ne occupa? Chi sono i vostri lettori? Chi se ne occupa? Chi vuole sapere di più, soprattutto della montagna, ma della natura in generale? Più i giovani, più gli anziani? Tutti coloro che vogliono caricare la molla del desiderio per ritornare in montagna e vogliono istruirsi anche, sapere, conoscere, essere indipendenti. Sapere significa indipendenza e per conoscere ci vogliono degli strumenti. Ecco, sono persone che vogliono informarsi e poi avere la cartina che noi abbiamo in allegato per muoversi sui sentieri. Quindi persone che si muovono in compagnia, in gruppo, ma anche in modo individuale, con la consapevolezza di ciò che si vede e si va incontro. È una questione di passione, non tanto di età o di estrazione sociale, come si sarebbe detto una volta. No, è totalmente trasversale, a parte che le classi sociali oggi vengono meno, sono categorie un po' superate, però basta poco in fondo, basta potersi spostare in fine settimana e affrontare una gita in montagna, la cosa più semplice che esista, un paio di scarponi, dei bastoncini per le discese e via, e si parte. Cosa c'è di più accessibile a tutti? Basta avere le gambe, la voglia di fare, l'indipendenza e lo spirito di iniziativa. Thank you.